no allo spostamento del punto franco all'autoporto di Fernetti. E la prima indicazione chiara, arrivata ieri sera alla tavola rotonda, organizzata dal Propeller Club e dedicata proprio al dibattito sulle aree in cui è ipotizzabile spostare il punto franco che sarà tolto dal Porto Vecchio. Il nostro terminal oggi opera prioritariamente al servizio di traffici destinati a territori comunitari. E di conseguenza la sua collocazione in regime di punto franco, la sua configurazione attuale, comporterebbe una riduzione dei transiti con ricadute negative, tutto sommato. Si registrerebbe inoltre una riduzione delle attività legate all'export attualmente svolte nei magazzini dell'Interporto, con perdite ulteriori e perdite di posti di lavoro. Un niet non da poco, visto che quell'area era considerata da sempre fra le più indicate. Sì, invece, è ribadito a più riprese da più relatori, al punto franco sul Carso a Prosecco, nell'area da 28.000 metri quadrati di proprietà dell'autorità portuale, pronto a ospitare industria e attività logistiche, nell'area Teseco sul canale navigabile, dove sorgerà il nuovo terminal RoRo, e nella zona delle Noghere, sempre a Muggia, per la quale il sindaco Nesladec lancia una proposta di sapore transfrontaliero. Quell'area potrebbe essere in qualche modo offerta, scambiata, condivisa, secondo un progetto, in parte, parzialmente, totalmente, anche con aziende slovene. Tutto il dibattito prende le mosse dalla sdemanializzazione del Porto Vecchio e dalla definitiva rinuncia a quelle aree, a quei vetusti magazzini, da parte degli imprenditori e in particolare degli spedizionieri. Quindi noi, spedizionieri, rinunciamo a questo tipo di localizzazione perché è inadatta ora e per sempre alle nostre attività. A chiosare queste parole il senatore Russo, fautore dell'emendamento sul riuso del Porto Vecchio, che parla dei futuri progetti come un'occasione che la classe politica ha in mano per la prima volta da 50 anni, mentre sia il sindaco Cosolini che il numero uno degli industriali nostrani, Razzetto, ribadiscono come dal punto di vista industriale il punto franco in quel sito sia inutile per l'attrazione di industria, mentre potrebbe diventarlo in altra sede. A raffreddare gli animi sull'auspicata velocità in cui si potrebbe compiere lo spostamento, ci ha pensato però in chiusura il prefetto Garufi. Non credo che l'operazione sia, non è semplice come è stato spiegato, ma non credo nemmeno che sia così veloce con tutte le buone volontà. Non credo che sarà un'operazione semplice.